Buonasera e bentrovati, benvenuti a Malalingua. Noi ci occuperemo di emergenza a casa. Secondo i dati dell'Unione Inquilini, per far fronte all'emergenza abitativa a Messina occorrerebbero almeno 5.000 alloggi popolari e subito. Le baracche dovrebbero essere oltre 3.000, adesso cercheremo di saperne di più, visti gli ospiti in studio. I provvedimenti di sfratto sono stati nell'ultimo anno ben 338, sono aumentati del 6,29%. Le richieste di esecuzione di sfratto sono state 228, vale a dire il 17,53% in più rispetto all'anno precedente. Ben 101 sfratti sono stati eseguiti con la forza pubblica e l'ufficiale giudiziario. Sognando un tetto è il titolo della puntata di Malalingua di questa sera. Vi presento gli ospiti. Marcello Scurria, buonasera, grazie di essere con noi. Lui, salve, è presidente, buonasera, dell'Agenzia per il risanamento, quindi queste cose lo toccano in maniera diretta. Conosciamo bene le promesse del sindaco De Luca, e se c'è una cosa su cui si è impegnato sin dall'inizio è quello del risanamento. L'ha fatto in tutte le sedi, in tutte le trasmissioni, aveva detto che avrebbe costituito l'agenzia e lo ha fatto. Non ha ottenuto, e adesso ce lo spiegherà Marcello Scurria, quello che avrebbe voluto ottenere dal governo nazionale. Buonasera a Giuseppe Laface, avvocato, già presidente del commissario dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari. Io avevo invitato l'attuale, è presidente o commissario Santoro? Sempre commissario. Questa è la città dei commissari. Sì. Un'altra puntata dovremmo farla sui commissariamenti infiniti di Messina. Ma mi pare che ha scritto un pezzo una volta. Sì, il primo commissariamento è del dicembre 2008, quindi praticamente siamo già oltre i 10 anni. È una cosa
letteralmente assurda questa dei commissari. Buonasera Saro Visicaro, metro e mille, lui è protagonista di una vicenda particolarissima, la sua associazione che fa volontariato è stata sfrattata dall'Istituto Autonomo Case Popolari perché deve all'Istituto 21.000 euro, che non è proprio un canone, come si dice, ricognitorio, non è un canone sociale, ma è come se... è una bottega, affittata come bottega, come se vendessimo pomodori... Carote, pomodori, pesce, insomma. E questi 21.000 euro voi non ce li avete perché non agite a scopo di lucro e quindi... Dico, noi non abbiamo pagato negli ultimi 8 anni, 10 anni, proprio perché il canone era 200 euro al mese sostanzialmente. Per 10 anni avevamo pagato la nostra quota, poi non ce l'abbiamo fatta più e non l'abbiamo più pagato. Poi sono intervenuti tutta una serie di fatti che ci hanno portato a questo, l'intimazione di sfratto. E dovreste andarvene entro quando? No, non c'è ancora una data, ci sono le lettere della parte legale. Del 24 dicembre mi sembra? Sì, all'inizio sì, l'ultima intimazione era quella. Il buon Natale. Beh, quindi anche voi siete vittime di questa emergenza case. La crisi investe anche il volontariato. Ma non siamo solo noi, è un problema, diciamo, che riguarda il volontariato e molte organizzazioni sociali. Adesso ne parleremo. Continuo con le presentazioni. Buonasera al direttore della Caritas diocesana, che è padre Nino Basile. Buonasera, grazie di essere con noi. Lui tocca con mano ogni giorno queste emergenze. Sì. Cioè vengono a chiedervi i soldi anche per impedire lo sfratto? Certo, sì. Io oltre ad essere direttore della Caritas sono anche da un anno parroco di Camaro San Paolo e quindi... Una zona povera? Sì, è interessata anche dallo sbaraccamento. Quante baracche avete a Camaro? Tantissime. Sicuramente è proprio la zona che merita una particolare attenzione in questo momento, sì. Soprattutto nella parte bassa. La parte disabitata. C'è questo dramma, no? Della gente che... quelli che vivono in baracca, ma anche quelli che stanno in un'abitazione dove non riescono più a pagare la pigione, certo, e quindi certo, hanno quest'ansia, no? Di dover andare via. Vengono dal parroco o comunque dal direttore della Caritas, si chiedono come fare, no? Vi portano magari, oltre alle bollette, anche il canone della... E voi che fate in questo caso? Lì dove è possibile aiutiamo, altrimenti si cerca insieme delle soluzioni che non sempre sono immediate. Ecco, si creano dei progetti, dei piani di intervento risolutivi. E vabbè, Cristina Cannistrà. Buonasera, grazie di essere con noi. Oggi lei è sola da consigliera qui, perché doveva venire consigliere Sorbello. Sola come consigliera è l'unica donna, vedo, stasera ospite. La scorsa volta... Manca anche, insomma, ancora non siamo forse al completo. Dovremmo portarne 3-3, cercheremo di adeguarci a questa parità di genere. E, no, doveva esserci Sorbello, il consigliere Sorbello. È stato bloccato, noi gli facciamo i nostri migliori auguri, niente di grave naturalmente, una lombalgia o qualcosa del genere, si riprenda consigliere. E lei in commissione ha tirato fuori la storia delle occupazioni, il comune ha delle scuole, ce ne sono, se non sbaglio, 4 che sono occupate, l'Unione Inquilini dice non occupate, concesse il termine, in comodato d'uso. Sì, effettivamente il termine occupato è un termine scorretto, perché... Hanno contratti di luce... Sì, hanno un contratto, sì, no, hanno un comodato d'uso, però abbiamo scoperto durante la trattazione in commissione, diciamo, tutto ha origine dalla manifestazione di interesse sulle 27 scuole in disuso. Sì. In queste 27 abbiamo 4 impegnate dalle famiglie in emergenza abitativa. Sì. Da questa vicenda io ovviamente sollevo la questione perché ritengo che queste famiglie vivano già una condizione di precariato, non hanno una casa, perché vivere in una scuola non è una sistemazione definitiva, è comunque una condizione di precariato. Quindi vedere all'interno di una manifestazione di interesse, che sappiamo benissimo che una manifestazione di interesse è solo comprendere se c'è un interesse verso quelle scuole in disuso per acquistarli. Cioè, si stanno vendendo il tetto di 100 persone? Si sta intanto vedendo l'interesse che ci può essere su questi istituti. Di fatto per le famiglie non succede nulla in questa fase.
Però è chiaro che nell'immaginario collettivo, se si sente manifestazioni di interesse, sembra che c'è un bando, che le stiamo... È appunto un preludio per un bando. Allora io ovviamente non ho ritenuto giusto, ed è per questo che ho inviato tutte le parti interessate, per chiedere che questi quattro istituti attualmente impegnati con le famiglie venissero tirati fuori da questa manifestazione di interesse. Sì. E anche perché, insomma, se tu hai intenzione di dismettere questi immobili, devi avere già un'alternativa. E credo che questa alternativa non ci sia, perché altrimenti sarebbe già emersa a prescindere dalla manifestazione di interesse. Quindi, chiaramente da questo incontro è emerso che... siccome nella manifestazione di interesse c'era scritto che queste scuole erano occupate abusivamente, io sapevo, perché sono stata vicepresidente della Consulta, ho seguito parecchie vicende che riguardano le politiche sociali dei tre anni antecedenti, quindi sapevo che l'Unione Inquilini si era prodigata per regolarizzare questa posizione, perché c'era stato un problema anche durante l'amministrazione a Corinti. Si scopre che tra i due dipartimenti non hanno dialogato, per cui c'è un comodato d'uso che è riconosciuto dal Dipartimento Politiche Sociali, ma al patrimonio queste scuole risultano occupate abusivamente. E allora da qui il problema non è solo il precariato, l'assenza di un alloggio, cioè qua parliamo di problemi comunicativi che poi hanno ripercussioni su quelle che sono i diritti dei cittadini. La casa lei ha chiesto all'amministrazione di... Sì, abbiamo fatto una nota... Ma anche per loro, per le famiglie principalmente, qua si tratta solo di tutelare lo stato d'animo di queste famiglie, perché tu pensi che domani mattina qualcuno mostra interesse su quella scuola e tu cosa, che fine fai? Hanno risposto? Ci sono minori. Vi hanno risposto? Non hanno ancora risposto. Grazie per il momento. Presento anche Antonio Curro, che è rappresentante dell'Unione Inquilini. Loro sono non so come definirli, quei volontari. Sì, facciamo volontariato perché non prendiamo una lira, questo è sicuro. Gli hooligan del volontariato, lo dico in senso buono. Loro fermano qualcosa. Gli sfratti. Io li ho visti fermare davanti alla forza pubblica gli sfratti tante volte, addossandosi anche delle grosse responsabilità, sì. qualche denuncia, siamo andati anche con le telecamere, però sono riusciti a salvare situazioni davvero, davvero drammatiche. Negli anni la situazione è sempre peggiorata, sempre andata peggiorando? Secondo me sì, anche sui dati che hai riportato, che ci sono 338 sfratti a Messina, dobbiamo ragionare in questo senso. C'è un ammortizzatore sociale delle famiglie che accoglie le famiglie, quindi i parenti che accolgono le persone sfrattate. Quindi se negli anni ci sono stati meno sfratti dalla crisi del 2008, dalla crisi del 2008-2009 fino al 2013, sono state 80.000 in tutta Italia, se sono scesi è perché meno persone si prendono case in affitto perché sanno che non la possono pagare, perché finirebbero per strada per morosità, è perché c'è un vero ammortizzatore sociale, tra cui anche la Caritas, ma le famiglie, i nonni, i padri, che accolgono poi i propri parenti sfrattati. Certo, quindi quel calo è un calo... Ma quante sono le case sfitte a Messina, vuote? Allora, secondo il rapporto di solo affitti... Scurria c'ha questo dato. Sì, sì, sì. Secondo il rapporto di solo affitti sono 18.000. Secondo una dichiarazione del sindaco, che potrebbe essere credibilissima, 30.000. La differenza, registra sempre un modo di falsare anche il mercato. Questi alloggi sfitti in qualche modo dovrebbero essere affittati, quindi predisporre delle politiche abitative per mettere in affitto questi alloggi, una parte ovviamente, una parte le sta acquistando, spero che li acquisti il comune per la questione di risanamento, metterebbe una toppa al problema. Grazie, io direi di mandare la prima tranche di spazi di libertà, così consentiamo a Giusy Catanzariti di sedersi, che tutti la vogliono vedere, vogliono sapere, anche conoscere i numeri, ma anche se ti vedono con piacere. Giusy, buonasera Giusy, dove sei stata? Non lo posso dire. Vabbè. Scherzo, comunque scusate il ritardo. Entro in corsa e ricordo a chi ci sta guardando che è possibile ovviamente intervenire in trasmissione e potete inviarci i vostri sms al numero 338 944 9655
o inoltrare le vostre mail all'indirizzo malalingua@tcfdv.it. Vi ricordo inoltre che la puntata è visibile sulla nostra pagina Facebook, che è TCFDV, ma vi seguiamo anche sulla pagina di Malalingua, quindi andate a cercare Malalingua, cliccate mi piace, perché ovviamente leggiamo i vostri commenti e i vostri messaggi anche da lì. Grazie, grazie, grazie Giussi per il momento, va bene così, riprendi fiato, spazio di libertà. Sognando un tetto è il titolo della puntata di questa sera, parliamo di emergenza abitativa. Credo che sia un'emergenza strettamente collegata a quella del lavoro. Chi non ha lavoro non è a casa, non ha la possibilità di comprare una casa, di contrarre un mutuo. Altra cosa è quella delle case all'asta, no? Ci sarebbero 3.500 case all'asta a Messina, messe all'asta, per molto, molto spesso sono persone che non riescono più a pagare il mutuo che hanno contratto, magari nel frattempo hanno perso il lavoro. E allora io ricordo una trasmissione sempre sul problema risanamento, credo l'anno scorso, c'era l'avvocato La Face, c'erano anche tanti sfrattati, insomma, tante persone che vivono il disagio abitativo. Realizzammo dei collegamenti in diretta dalle baracche, dalle zone diciamo del risanamento, ma uno in particolare mi colpì, la storia di Luigino, un ragazzo affetto da diverse patologie, costretto ad abitare in un'abitazione. Adesso il nostro regista sta cercando quelle immagini a Fondo Lauritano, cioè il padre che è di una dignità incredibile, tra l'altro lo incontro spesso, e venne poi in un'altra puntata, l'Unione Inquilini che abbiamo premiato, che premiamo con il premio Malalingua, cedette a questo papà, in segno beneaugurante, il premio. Mi dicono i rappresentanti di Unione Inquilini che nulla è cambiato, quell'appartamento avevano, inagibile per le condizioni del ragazzo, e quell'appartamento ancora hanno. È un appartamento, una casa popolare, ma insomma, che non si presta alle condizioni del ragazzo, non riescono... Ha fatto domanda di mobilità, però, ha fatto domanda di mobilità alloggiativa. Si possono utilizzare anche altre strade, potrebbe utilizzare il sindaco altre strade intervenendo per urgenza o fare un'assegnazione in deroga, anche perché la situazione sanitaria è molto molto particolare, il papà deve portarsi spesso il bimbo in braccio perché non entra la sedia nell'ascensore, quindi già questo vi dice tutto. TCF ha fatto un servizio, più di un servizio a casa, sì, di casa di Luigino, ma ancora nulla è cambiato. A Corinti si prese qua sì, l'impegno in diretta e non ha risolto assolutamente nulla, anche in questa amministrazione noi torneremo a casa di Luigina ad occuparci di nuovo di questa situazione. Io andrei subito da Marcello Scurria. Abbiamo dato dei numeri qui, adesso non so se sono esatti, 3.000 baracche, ci vorrebbero 5.000 alloggi. Lei ha probabilmente numeri più esatti, no? Visto che è presidente di questa agenzia per il risanamento. Come stanno le cose? Ci fa la fotografia del dramma che sta continuando a vivere questa città e che voi avete ereditato? Lo faccio volentieri, con una precisazione: l'emergenza abitativa riguarda tutte le città d'Italia, in particolare, come dire, le grandi città. Tendiamo noi a dire non è un'emergenza proprio perché c'è un welfare abitativo scarso, diciamo, aspetta, a monte, ecco. Aspetta, non chiamiamo l'emergenza, diciamo, però c'è allora, una grande sofferenza abitativa, ecco. Allora, quindi l'emergenza abitativa non che, come dire, mal comune, mezzo gaudio, ma è un problema che riguarda tutte, soprattutto, cioè, Roma, Milano, Torino, queste grandi città. Esplosione, sì. I numeri, cioè, sono assolutamente elevati. Messina ha un'emergenza nell'emergenza, la verità è questa, quindi il problema dell'emergenza abitativa, come dire, è trattato, almeno, come dire, finora, è trattato in seconda battuta, perché la prima emergenza assoluta è quella delle baracche. Stranamente, incredibilmente, ora io non sto qui a dire che le baracche stanno lì dal terremoto dal 1908, perché questi mesi probabilmente si è tornato molto sul punto e si è detto che non è così. Infatti, però se non sono 100 anni o 108 anni, sicuramente 40, saranno 70 50, anni, 60. 65 anni,
Poi dipende, come dire, dal, perché le baraccopoli sono moltissime. Beh, per chi, diciamo, conosce la, la questione, dentro la città di Messina, non nelle periferie, nel centro urbano della città. Quindi intanto noi abbiamo un problema in più rispetto a qualunque altra città d'Italia, e questa era la ragione. Poc'anzi si diceva di un appartamento in condizioni gravissime, di un igienico-sanitarie pessime. Noi qui abbiamo 8.000 persone che vivono in baracche, non in appartamenti, che l'appartamento già, diciamo, in qualche maniera sarà pure messo male, avrà pure i bagni scassati, ma vivere in una baracca è un po' leggermente diverso che vivere in un appartamento. Quindi appunto l'emergenza abitativa, e qui i numeri sono enormi, perché a 28 anni di distanza dalla legge 10 ci siamo resi conto con questo censimento, diciamo, estivo, ma sempre un censimento fatto quello del mese di agosto, che era preliminare alla richiesta dello stato di emergenza, un censimento che ha consentito e ci ha consegnato numeri incredibili, perché sostanzialmente quello che c'era nel 2000, nel 1990, nonostante i milioni di euro spesi e i 500 alloggi, 550 costruiti, sostanzialmente resta invariata la situazione. Quindi ora non è che si è scoperto. Parliamo di 8.000 persone che 8.000 persone che sono di circa 2.300 baracche che sono variamente distribuite sul territorio della città. Poi magari tutte queste baraccopoli non sono tutte nella medesima situazione. Certo. Ci sono, diciamo, casi simbolo di degrado assoluto, quale ad esempio Fondo Fucile, che ce l'abbiamo le immagini di Fondo Fucile, Fabio, che voglio dire che è la priorità dell'amministrazione e anche dell'agenzia. Certo. Ovviamente, e poi ci sono situazioni, cioè, un po' più piccole, ma non voglio dimenticare Camaro, piuttosto, come dire, che Annunziata, Giostra, cioè, c'è una situazione veramente, qua siamo a Fondo Fucile, incredibile. E questi mesi sono anche serviti, come dire, per riscattare nuovamente una fotografia, perché quella che c'era era molto sbiadita, e mi piace risottolinearlo, e non voglio con questo attribuire colpa a nessuno, come dire, la polvere era già, diciamo, da parecchio tempo stava sotto il tappeto. Ecco, si è alzato il tappeto ed è venuto fuori, diciamo, questo vaso di Pandora che era ed è sotto gli occhi di tutti. Ed è sotto gli occhi di tutti. Ora, al netto, come dire, dei giornalisti e degli addetti ai lavori che appunto per ragioni di lavoro visitano le baracche, questi ghetti sono, purtroppo sono solo per addetti ai lavori, cioè per chi ci abita. Eccoli, perché eccoli. La stragrande maggioranza dei messinesi magari li vede passando con. Però lei ha detto una cosa importante, avvocato. Lei ha detto dal 94, dal 90, dal 90. Dal 90 ad oggi non è cambiato nulla nei numeri. Perché? La foto è questa. Perché? Perché quei soldi sono stati spesi? Perché non ha funzionato il sistema. Perché sono riempite di nuovo le baracche, di baraccati? Sì, allora intanto, per chi si occupa di questo fenomeno, chiamiamolo così, sì, fenomeno, triste fenomeno, drammatico fenomeno, il legislatore regionale ha aspettato fino al 2003-2004 per capire che mentre si consegnava un alloggio al soggetto che stava in baracca, no, bisognava contestualmente demolire la baracca. Quindi fino al 2004 gli alloggi che sono stati costruiti, pochi, sono stati assegnati, consegnati agli aventi diritto, e le baracche restavano lì. E venivano rioccupate. Con una legge, certo, vendute e rioccupate. Con una legge del 2004 cioè l'amministrazione comunale e l'IACP, che gestivano insieme questo, fino a qualche tempo fa, questa vicenda del risanamento a Messina, avevano l'obbligo al momento della consegna delle baracche di demolire contestualmente, alla consegna degli immobili, degli alloggi nuovi, di demolire contestualmente le baracche. Quindi 14 anni perduti. Dal 2004 al 2019, in effetti, con tutti gli sforzi che si sono fatti, i passi sono stati, diciamo, molto pochi, quelli in avanti. E, come dire, la vicenda del risanamento è andata via come la lumaca, claudicante, se non come il gambero, qualche passo in avanti e due passi indietro. Ora
a me non mi importa, diciamo, andare a fare, a guardare indietro e fare il processo alle ragioni per cui non è stato, i ritardi. Spesso, diciamo, sento accusare la Regione Siciliana che è stata, la Regione Siciliana ha fatto il suo, quello che poteva fare. Devo dire che la città di Messina non ha speso i soldi, perché la prova è che la Regione Siciliana ha finanziato fiumi di denari, ma non sono stati spesi, o sono stati spesi con notevole ritardo. Quindi una volta tanto la Regione Siciliana ha fatto il suo dovere, lo ha fatto ovviamente parzialmente. Ora cominciamo ad avere una serie di problemi, perché stiamo andando, come dire, oggi a chiedere i soldi, mentre il momento è complicatissimo, no? È complicatissimo. Quindi soldi già decretati, soldi già finanziati, stanziati, perduti perché andati in perenzione, perché non sono stati utilizzati. Perché se è vero, come è vero, che per costruire 46 alloggi a Camaro Sottomontagna e 50 a Matteotti, che consegneremo a brevissimo, colgo l'occasione, 50 a Matteotti. 50 a Matteotti e 46 a Camaro. Sono stati necessari esattamente 11 e 12 anni dal momento in cui è stato progettato. Sono stati avviati quando c'ero io nel 2010. Esatto, conferma. 2010-2011. Conferma il mio amico Peppe Lafascia. Tutti e due i gruppi, sia quelli del Matteotti che quelli. I progetti sono stati sbloccati. E allora, è lunga. E allora ha ragione De Luca quando dice meglio comprarle già costruite. Allora, noi non costruiremo, diciamo, col sistema classico, peraltro in maniera sbagliata, che era quello appunto di ricreare altri ghetti. Perché per questo noi le aree di risanamento, una volta che saranno liberate, dovranno essere aree preziose e utili per la città, non per fare altri ghetti. Già ne abbiamo parecchi nella città. Peraltro sono aree strategiche nella città di un'importanza fondamentalissima. Esattamente, perché forse anche da lì passa, come dire, il futuro. Il risveglio, il futuro di Messina. Da queste aree, oltre che, come dire, dal risanamento sociale, perché non è soltanto un problema. Quindi, certo. Quindi, avvocato, direttore della... lei dice non agiremo come hanno agito non possiamo, la nostra non possiamo idea. Insistere, solo i cretini insistono. Allora, se in 28 anni, nonostante la Regione abbia erogato fior di milioni di euro, sono stati costruiti e o acquistati, perché dal 2004 è stato possibile anche acquistare, perché fino al 2004 si doveva solo costruire, 2002. Con i tempi ovviamente della progettazione, delle gare d'appalto, della costruzione, della consegna, quindi 11-12 anni di ricorsi e dei fallimenti delle imprese. Quindi noi pensiamo il cambio di passo è tanto compriamo tutto quello che è possibile comprare sul libero mercato, perché diceva poc'anzi il signore, ci sono una serie di immobili sfitti, ovviamente non compriamo e le offerte che ci sono arrivate in questo momento si stanno esaminando con scrupolo. E ne sono arrivate? Non compriamo, sì, 424. Non compriamo catapecchie, non compriamo, diciamo, abitazioni costruite in modo abusivo, non compriamo situazioni, diciamo, in cui non sono agibili, la documentazione non è a posto, e compriamo, come dire, a prezzi corretti. E non devono essere palazzi interi, cioè possono essere a macchia di leopardo queste. Anzi, servono all'integrazione. Esattamente. Servono all'integrazione. Perfetto. Però, cioè, le cose sono e questi soldi per comprare ci sono? Allora, i soldi sulla carta ci sono. Sono quelli della Regione. Gli unici soldi disponibili in questo momento che sono a portata di mano e che il Comune sta trasferendo sono quelli che la nuova amministrazione De Luca ha rimodulato. Sono problemi? No, mi hanno mandato Fabio, il regista, le immagini della casa di Luigino, volevo farle vedere anche, certo, a voi. Sono queste le immagini del servizio. Guardate dove lo lavano. Lo lavano in quelle piscinette. Queste hanno fatto i lavori nel bagno. Emilio, ma questa è una casa. Questa è una dell'Istituto Autonomo Casa. Dai network nazionali, ma ovviamente anche da quelli locali. Però questa è una situazione che fa parte del pacchetto emergenza. Cioè, infatti, il bambino che deve fare, probabilmente. È anche peggio, perché se noi abbiamo una casa popolare che è combinata peggio di una baracca. Eccola qua. La casa di quello è un problema. Il patrimonio immobiliare del comune degli ACP è in condizioni pietose. Ecco qui la casa di Luigino, guardate. Non è stata fatta mai la manutenzione. Muri che sembrano pezzi di acqua, non lo so che cosa. Cioè, umidità terribile. Questo è il bagno dove non riescono
crepe. Ma ci sono i fondi dei fondi Pompetro, ci no, sono. Facciamo continuare. Sì, certo. Facciamo... Stavo dicendo, gli unici fondi ai quali noi attingeremo velocemente sono questi che sono stati rimodulati, fondi e sono 20 milioni. Sì, 20 più 8, cioè, sì. Non servono tutti, non si possono utilizzare tutti per acquistare, ma anche perché state utilizzando anche quelli dell'asse 3 che erano destinati a servizi per il sociale. Verranno utilizzati per servizi. Per servizi, non per l'acquisto. Ma non può essere cambiato ovviamente il sistema, anche perché il Ministero si opporrebbe. Assolutamente, sono misure di accompagnamento all'inclusione. Per chi ne ha necessità. Ad esempio, dico semplicemente, certo, va bene le case del comune di Messina, presumo anche le BCP, ora non lo so, ovviamente mi riferisco a lui nel senso pro tempore, sì, certo, come commissario di paga di per il passato, però è chiaro che non è stata fatta mai manutenzione in maniera, diciamo, seria, manutenzione straordinaria, sono immobili fatiscenti, vecchi, e è pur vero, però, come dire, che anche in questo caso diritti e doveri. Bisogna pagare il canone di locazione. Gli inquilini devono pagare l'agenzia per il risanamento. Anche perché il canone è veramente, veramente agenzia basso, per il risanamento e istituto autonomo case popolari. Cioè possono convivere? No, la legge ormai, diciamo così, tutto quello che prima attribuiva all'istituto autonomo case popolari da un lato, cioè che era il braccio operativo, sì, diciamo, di questo complesso procedimento, e al comune di Messina, che ovviamente si occupava della pianificazione e delle graduatorie, ora tutto questo è stato, diciamo, trasferito all'agenzia, cioè un'unica regia che si occupa del tutto. E quindi anche gli alloggi degli... La ringrazio per la domanda, perché il CP non è stato abolito, il CP continua a fare il suo mestiere, come lo fa, perde Catania, quella funzione a Palermo, a Caltanissetta, certo, ce ne sono 9 nella nostra regione, e continua a fare il suo mestiere. Certo. Qui ne faceva uno in più a Messina, cioè con questa legge del 1990 l'IACP aveva anche avuto questo ulteriore incarico, cioè quello di occuparsi della fase della progettazione e costruzione degli alloggi. E gestione. E con una, diciamo, idea del 2000, ma, diciamo, secondo me sbagliata. Questo non lo farà anche più. Della gestione. Questo ora non lo fa, non più. Lo farà più. Non lo fa più, lo fa solo l'agenzia. Quello in area risanamento. Solo del risanamento. Non parliamo di emergenza abitativa. Parliamo solo delle baracche e delle aree dove che sono ben individuate, sono 7 ambiti. Sì. Cioè esistono 7 piani particolareggiati in questi 7 ambiti. Entro quando riuscirete a comprare queste case? Allora, tutto dipende, come dire, dai soldi, perché e ovviamente dalla disponibilità. È chiaro, noi con il primo bando di agosto abbiamo 424 offerte. Appena il comune trasferirà queste somme, che sono le prime somme che arriveranno all'agenzia, ovviamente compreremo quelle che potremo comprare. Per quanto vi trasferirà il comune? Allora, qui non è che trasferisce 30 milioni d'amblè. Che il Ministero dà l'ok rispetto, come dire, alla rimodulazione, noi possiamo spendere il 20%, rendicontiamo e rispendiamo, e poi passiamo al secondo 20% e così via fino alla... Quindi entro quando si potrà procedere all'acquisto di un congruo numero di case? Il programma diciamo, prevede fino al 2022, se non vado errato. Noi pensiamo di farlo prima, perché se abbiamo le abitazioni, se riusciamo a fare in modo che l'offerta e la domanda si incontrino, perché di questo si tratta. Non solo, diciamo così, sotto il profilo della agibilità e della legittima costruzione di questi alloggi che ci vengono proposti, ma anche e soprattutto il profilo del prezzo, perché anche questo è importante. Non compriamo a quanto ci offrono, compriamo secondo valutazioni obiettive. Entro la fine del 2019? Sì. C'è un... Io mi darei un tempo, diciamo, un tempo ragionevole, che può essere il primo semestre del 2020. Le prime 500 case? Sì, però nel contempo, in modo parallelo, noi stiamo lavorando con la regione siciliana per i fondi, stiamo rifacendo i conti, perché neanche i conti erano, diciamo, a posto ad agosto del 2018. Ci abbiamo lavorato... Perché anche da lì vantate un credito, potreste vantare un credito importante anche rispetto alla regione. Il credito è importantissimo. 60 cioè, la dotazione della legge 10 era di vecchie 500 miliardi di lire. E potrebbero bastare a dare una casa a 3.000 baracche. E finisco, 258 milioni di euro. Ne sono stati spesi circa 120.
Quindi il comune ancora è creditore, il comune, dalla regione siciliana circa 130-140 no, no, ma non di tutti c'era la copertura comunque. No certo, di molti sono stati perduti, ecco questo però. È il punto questo, indegne, questo è una, questo. Infatti è chiave perché in più circostanze sono andati in pensione e questo è il punto e oggi politico. È complicato recuperare. Quanto si è perso secondo l'epoca? Allora, cioè, 60, non, dico, 60. Non dico nulla di nuovo perché è già uscito su tutti i giornali. Allora, dal 2000 al 2009 la Regione ha finanziato circa 44 milioni di euro per costruire degli alloggi, un numero importante, circa da 350 a 400, localizzati soprattutto a Minsale e a Bordonaro. Hanno fatto i progetti, hanno fatto le espropriazioni. Peccato che nel 2013 si è scoperto che erano aree non edificabili perché c'è il dissesto idrogeologico. Quindi clamoroso. Questa somma consistente, di cui noi abbiamo già chiesto la rimodulazione, la rimodulazione in che cosa consiste? Non per ricostruire, a parte che in quelle aree si possono fare gli orti, già pagate profumatamente, ma non per ricostruire, per comprare, ecco, questo è il punto. Grazie per il momento. Giusi da casa e poi sentiamo tutti gli altri. Però era importante sentire, lo sentiremo ancora, l'avvocato Scurria, per avere una fotografia insomma della situazione esatta. Prego. Ci scrivono, rispondendo anche ovviamente ai post, sì. Al post di Facebook. Sì, ma la proprietà privata continua ad essere un valore. Tanti vani, siamo sicuramente meno della metà di quanti dovremmo essere se il territorio fosse ben utilizzato. Ed ancora, detto questo, dopo la conta dei vani, dei piani e dei pesci, poi la presa di coscienza numerica del problema, ci raccontiamo sempre le stesse storie deprimenti senza cercare risposte di valore o voler cambiare l'ordine delle cose. Parlavate dei PON metro, ma non dovevano essere utilizzati per altro, come la realizzazione dell'hub zona stazione? Ed ancora della vecchia amministrazione è stata riformulata. Al sindaco ho chiesto di non di darcene 30, ma lui ovviamente non ha potuto fare di più, ma di darcene anche 50 milioni di euro, perché capiamoci signori, la priorità, l'assoluta emergenza è quella delle baracche a Messina. Per carità, poi possiamo pure costruire, diciamo, strade bellissime, alberghi, che vanno costruite le strade e anche gli alberghi. Però Fabio, però noi abbiamo tenere la gente nello schifo. Ma su questo siamo tutti d'accordo. Fabio, a proposito del ponte metro, noi abbiamo la costruzione di Arisman. Scusate Cristina, abbiamo un'intervista che abbiamo fatto telefonicamente al direttore dell'Agenzia per la coesione, che si occupa del PON metro. L'abbiamo intercettato a Roma e ci spiegava anche questo discorso delle case e di cosa è stato cambiato. Se la recuperiamo la facciamo sentire anche all'avvocato Scurria. L'abbiamo mandata qualche puntata fa, non ricordo come si chiama, Martini, ma se lui lo va a cercare la cerca, la trova facilmente. Saro Visicaro. Ma si riferisce a questo, scusa, oppure alla questione di Capacity? Forse la questione Capacity. No, si riferisce proprio a questa modifica. Sì, alla modifica, proprio alle case. Gliela faccio sentire perché è interessante. Sì, certo. Saro Visicaro. Ma tutto il discorso che faceva prima Marcello, secondo me, deve anche tenere conto di una cosa. C'è la questione del sistema politico. Perché tutto questo è possibile realizzarlo se tiene il sistema politico. Perché il fallimento del risanamento nasce anche dal fatto che alla fine degli anni 90 è saltato il sistema politico. Prima tutto si teneva da che cosa? Da un accordo tra i partiti. Pentapartito. Il settore, diciamo, IACP era un settore che era destinato, dedicato al Partito Socialista e tutto il resto poi girava attorno. Dall'accordo di questo poi andava più o meno avanti la cosa. Quando questo è saltato tutto quanto e quindi poi abbiamo avuto quello che abbiamo visto. Il risanamento è partito da una grande, come dire, da un personaggio molto grande a livello regionale, Nicolosi, che era presidente della regione siciliana, che ha, in accordo con i socialisti, stanziato quella montagna di soldi che ha stanziato e che si sono persi. Non si sono persi, non sono stati utilizzati. Persi. Poi c'erano tutti i piani che erano anche bellissimi, eccetera. La mia domanda è: tutto questo ora per rimettersi in moto e per portare avanti il discorso che faceva Marcello, dipende dagli assetti della regione siciliana,
dagli assetti del governo nazionale e dagli assetti dell'amministrazione comunale, perché non è detto che De Luca continuerà a essere sindaco per i prossimi 5 anni e così via. Dico, voglio dire, non è normale. È un'ipotesi. No, no, questo sempre per tutto. Non vuole, non vuole gufare. No, non sta gufando. No, è un'ipotesi. No, no. Sta facendo. Dico, voglio dire questo. Assolutamente. Mi spiego meglio. Certo, neanche Di Maio e Salvini, cioè, mi spiego meglio. Assolutamente. Nulla eterno. Se prima gli assetti. Il grande punto interrogativo, questo voglio dire. Se prima gli assetti si potevano in qualche modo, non dico prevedere, ma l'ambito dove diciamo uscivano fuori i governi era pentapartito, più o meno a sinistra, più o meno di centrodestra. È tutto veloce. Oggi non si capisce neanche bene quello che succederà domani. Quindi purtroppo la questione, tornando alle baracche a Messina, è un problema, diciamo, che secondo me continuerà a dover destare alta l'attenzione. Volevo sottolineare un paradosso. Che mentre aumenta la necessità abitativa, quindi c'è l'emergenza abitativa, paradossalmente c'è invece il fatto che la popolazione messinese diminuisce. Infatti, cioè, un piano colatore scenderà. Un grande questo aumento nei mani e i vuoti. Quindi dico, questa è una cosa, a colmare una cosa, come dire, particolare per Messina. Sulle baracche, secondo lei, si è fatto anche del clientelismo elettorale? Ma dico, sono vissuti. Io so la risposta, però la domanda la devo fare lo stesso. I partiti vivevano e in qualche modo vivono anche di questo. Ma tanto tempo fa, secondo il mio punto di vista, oggi sono impenetrabili. Oggi c'è poco da offrire. Questo è quello che penso. Oggi c'è poco. Devo dire che nelle interviste che abbiamo fatto un paio di anni fa, non erano propense. Allora, io sono io quello che ha fatto conoscere, diciamo, a De Luca la questione delle baracche. Lui non conosceva la questione se non da deputato regionale, come tanti, molto superficialmente. Sono io che gli ho, diciamo, proposto, suggerito di presentare quel disegno di legge che poi è diventata legge, che ha consentito l'istituzione della costituzione dell'agenzia. Sono io che l'ho accompagnato durante la campagna elettorale, in quella giornata che lui chiamò la giornata della vergogna. Qui abbiamo girato dalla mattina fino alla sera tutte le baraccopoli della città di Messina, ma noi non siamo riusciti a entrare dentro, né io né De Luca, durante la campagna elettorale. Finita la campagna elettorale ci entriamo, istituzione, siamo stati in, cioè, tutti, ma noi non siamo riusciti a entrare dentro. Quindi nella maniera più assoluta ci siamo fermati in tutte queste baraccopoli all'esterno. C'era l'idiosincrasia nei confronti del politico. Esattamente, erano sì. Avevano un atteggiamento assolutamente negativo, non contro De Luca, ma contro la politica in generale, perché ovviamente sono stati presi. Però De Luca andò candidato alla regione, credo. Vestito da canterino in una di queste baraccopoli, girava le baraccopoli, sì, lo ricordo perché andai. Conosceva la situazione, è stato sempre uno dei suoi, certo non la conosceva così a fondo perché non veniva la conosceva, intanto non aveva contezza di quello che era accaduto a Messina, neanche del fenomeno. Io l'ho visto a volte anche sbalordito rispetto a quello che abbiamo visto in questi posti, che purtroppo non lo so, andrebbero visti, ecco, andrebbero visti. Questa doveva essere... Per capire di che cosa stiamo parlando, perché allora basta. Un mio amico ha scritto un pezzo sul Sole 24 Ore, è un nostro amico che lavora qui a Messina. A 109? Amadore. Amadore, ha scritto un pezzo, no? Sono stato, l'ho accompagnato una mattinata all'Annunziata, quindi non a fondo fucile. Il titolo a 9 colonne su Sole 24 Ore era Topi, Fogne. Ecco, lui ha visto che cosa c'è lì. Non è, la face. Questa doveva essere la grande battaglia di Accorinti. Ha perso un'occasione. Questa doveva lei dice essere ha perso un'occasione. Anche soldi hanno perso, non solo la face. Lei è stato commissario, uno dei tanti commissari dell'Istituto Autonomo Casa Popolare e delle tante istituzioni di questa città. Mi fa impazzire questa città sui commissari. E cosa non ha funzionato? Lei l'ha vissuta da dentro. Quanto è stato commissario? Io sono stato nel 2009 e poi nel 2010-2011. Sì. La legge in sé era una bella idea 30 anni fa,
così come i piani di risanamento, Marcello, erano dei piani urbanistici importanti, perché si individuavano delle zone dove era previsto creare opere di urbanizzazione, togliere le baracche, quindi dare anche una prospettiva, un seguito. È chiaro che in 30 anni, ormai i piani di risanamento oggi, lo dicevo poco fa, parlando, scambiando qualche parola con Marcello, sono ormai anacronistici, perché fotografano la realtà di una città che non c'è più dopo 30 anni, certo. È normale. Ma chi poteva pensare che ci volevano 28 anni? Il principio per esempio è stato sbagliato, quello: non posso costruire a macchia di leopardo, e l'ha detto bene Marcello all'inizio, non demolire, lasciare quelle baracche, che poi è chiaro che non si svuoteranno mai, perché se io costruisco le nuove palazzine, trasferisco le famiglie, quelle le lascio all'impiedi e la sera stessa vengono rioccupate, i numeri non cambieranno mai. No, ma il discorso dell'integrazione è molto interessante, il fatto di non creare dei ghetti. Certo. Come le vele a Scampia, no, Napoli, basta, insomma, ma basta parlare, parlare pure di Messina, basta parlare dei 190, di Messina, magari faremo un torto, certo, dei 190 alloggi a Bisconte, esatto. È un sistema che sicuramente riduce i ghetti, perché l'abbiamo visto in tante circostanze, anche le case popolari, certo, poi si trasformano in nuovi ghetti, la bruttezza, quindi ma ne abbiamo diversi anche a Messina per certi aspetti, ma non pienamente, perché bisogna tener conto dei quartieri di origine, certo, del radicamento sul territorio, e quindi siccome i numeri non sono bassi, sono numeri comunque alti, e quindi non credo sarà facile, non so, spostare l'intero quartiere di Giostra in una zona che sia limitrofa a quella che... Integrare ma non sradicare. Questo, perché altrimenti non è più un'integrazione. Padre, sono d'accordo sul sistema, ma... Padre Basile, sì. Spesso veniva in questa trasmissione padre Calcara, non so se lei ha avuto il piacere di conoscerlo, frate Calcara, è un domenicano che era parroco di San Domenico, di una zona. Lui si è battuto a fondo contro la mafia, disse più volte davanti ai politici, qui purtroppo se non vengono a comprarseli i voti c'è chi va a venderseli, a proposito del bisogno, ma non parlava dei baraccati, perché io concordo con Marcello Scurria, hanno una loro dignità e probabilmente hanno lo sdegno nei confronti della politica che li ha presi in giro, e sono impenetrabili durante le campagne elettorali, o comunque con difficoltà si entra. Non come una volta. Non come una volta. Ma nelle zone più povere, e a Camaro lei ne conosce, ci diceva padre Calcara, lì invece i voti si continuano a comprare, a vendere, lui diceva, non a comprare. C'è la gente che va a cercare chi si compra, si compra i voti. Dice, se parliamo di disagio che riguarda il lavoro, il disagio abitativo, lei riconosce che esista questo fenomeno? Io penso che la povertà è sempre comunque preda di qualsiasi interesse. Sì, c'è sempre il potente di turno che fa leva sul bisogno del povero. Io mi permetto di dire qualche parola su questa emergenza, comunque questa questione abitativa di cui stasera si sta parlando. È vero che necessitano gli alloggi e necessitano le case, ma non dimentichiamoci anche di tutto quello che ci deve essere attorno alle case. Io sono parroco di Camaro San Paolo, ogni giorno mi affaccio su quella incompiuta che è la villetta, per esempio il parco urbano che si doveva realizzare. Non parliamo delle opere, è stato approvato e appaltato nel 2010. Quella è la mia visione quotidiana, dico, e non come penso il parco che, di Giostra, speriamo di completarlo quella visione, velocissimamente, il parco Magnolia, direi, speriamo di completarlo, penso, dico, che quella visione quotidiana mi ispiri non so quale altezze, perché dico per accedere alla chiesa bisogna comunque e mi permetto un ulteriore commento riguardo a chi è chiamato anche a legiferare, a fare delle scelte. Bisogna che conosca a fondo il territorio e che ci stia il più possibile sul territorio, perché chi non vive il territorio non riesce a comprendere mai i bisogni della gente, quindi il visitare le baracche, l'entrare, dico, la nostra storia messinese, anche dei grandi santi, è fatta di situazioni di genere. Annibale Maria di Francia ha iniziato proprio da una baraccopoli la sua storia, quindi stare sul territorio, calcare il territorio è un'esigenza che non possiamo assolutissimamente trascurare.
le nostre parrocchie, penso soprattutto a Fondo Fucile, ieri siamo stati con il parroco in un altro convegno sulla questione abitativa, dico, le nostre parrocchie vivono i problemi della nostra gente, noi parroci grazie a Dio ancora ci possiamo permettere il lusso di entrare nelle case della nostra gente e quindi capire il reale bisogno. Io ho in mente la storia di una coppia, dico, non rivelo alcun segreto, di una coppia con un bambino piccolo che ha le sue difficoltà e che vivono in una casa dove non hanno il servizio igienico perché la fogna risale dal loro bagno e quindi hanno dovuto chiudere il loro non bagno. È un caso sporadico, sì, ma purtroppo. è una baracca sì, ma non è un caso sporadico, è una baracca. Abbiamo contezza di casi molto gravi, anche più gravi, tra l'altro, di bambini ammalati, di persone tra l'altro la ragazza va molto a farsi la doccia a casa del padre, lui non può uscire perché sta scontando una pena e resta in casa senza poter usufruire di un servizio igienico. Questo l'ho scoperto non perché mi è stato raccontato, ma perché sono andato a trovare la famiglia. Quindi vivere il territorio è essenziale anche per chi deve fare delle scelte importanti. E questo è un Avvocato Scurria, le faccio una domanda semplice, che poi do la parola alla consigliera Cristina. I superpoteri speciali. Ecco, questo lo volevo dire. I poteri speciali, allora, che non vi ha dato il governo. L'amarezza. Come vi avrebbero... Allora, l'amarezza è questa, che ovviamente andiamo avanti e comunque cercheremo con i poteri normali, anche perché con l'agenzia, con un'unica regia, tanti problemi che prima derivavano da questa doppia gestione comune e ACP, già questo dovrebbe semplificare. Però è sempre un problema complesso. Come vi avrebbero aiutato i poteri speciali che il governo... Rispetto al quale non ci sono soluzioni semplici. Problema complesso a cui non ci sono soluzioni semplici. Perché i poteri speciali? I poteri speciali. Qui il problema non è i poteri speciali. Il problema è intanto fotografare una situazione di emergenza sanitaria, ambientale e sociale. Sì. Emergenza sanitaria l'hanno già l'aveva conclamata il prefetto Alecce nel 2007, e nell'indifferenza di tutti si è andata avanti. Sì. Nel 2018 l'ASPE e l'ARPA hanno, per le rispettive competenze, detto che c'è una situazione igienico-sanitaria gravissima. Poi vivono sotto 70.000 metri quadrati di amianto, ok? Dopodiché il sindaco ha il dovere, giusto? Oltre che il diritto, di fare un'ordinanza come è stata fatta. E colgo l'occasione, non smetterò mai di dirlo, perché a me piace essere sollecitati, mi piace che chi ha i poteri di vigilanza li attui tutti i giorni. Certo, non mi piacciono le polemiche inutili, perché è chiaro che l'agenzia esiste da 3 mesi, giusto? Ora non si chiede all'agenzia quello che non è stato fatto in 30 anni o forse in 50 anni, mi sembra anche un po' ingeneroso, però noi ci diamo le responsabilità. Io praticamente ho smesso di fare la mia attività professionale da quando faccio il presidente dell'agenzia, insieme ai miei colleghi, avvocato Giorgiani e l'architetto Aveni. Ma gliel'hanno assegnato un ufficio? Sì, sì, ce l'abbiamo all'interno del comune. Guardi, riceviamo tutte le mattine persone, e mentre riceviamo cerchiamo di programmare queste risorse che ci devono arrivare, e in maniera tale che tutto quello che arriverà sia dalla regione che dal comune venga speso velocemente. Non avete impiegati ancora? Impiegati utilizziamo ovviamente quelli del Dipartimento delle Politiche della Casa, che sta lì proprio per questo. Quindi inutile che duplichiamo spese, peraltro, come ci è stato detto dal Consiglio Comunale, noi prioritariamente dobbiamo utilizzare i dipendenti comunali. Però mi faccia finire. Sì, cioè, l'emergenza perché è stata chiesta? Per un capriccio? Ma assolutamente, è stata chiesta intanto perché solo per... ora noi ci stiamo occupando per demolire le baracche, queste qui di Camaro Sottomontagna, e poi ci occuperemo, appena saranno assegnate, anche a Matteotti, di demolire quelle dell'Annunziata Alta. Ma solo per la procedura di demolizione, cioè tutta la fase della caratterizzazione dello studio dell'amianto, che va tolto prima, poi va fatto un piano di smaltimento. Cioè, noi chiedevamo da un lato semplificazione, dall'altro lato attenzione dello Stato e della Regione. Della Regione c'è stata, perché ha condiviso la richiesta dello Stato di emergenza.
e Musumeci ci convocherà da qui a qualche settimana, così ha dichiarato appena finisce la finanziaria, ci convocherà questo tavolo regionale perché vuole impegnarsi anche Musumeci sulla questione dello sbaracco. Sull'amianto ci sono i fondi, ma volevamo l'attenzione dello Stato, perché lo Stato è l'unico convitato di pietra, non si è mai occupato dal 1960, oltre ad aver incassato oltre 500 miliardi delle vecchie lire fino al 1960 dopo il terremoto, lo Stato non si è mai sporcato le mani. Cosa ti avrebbe consentito di fare? Questo? Tutto più velocemente, giusto, e soldi anche in maniera più velocemente. Punto, chi gli ha detto punto? No? Quale ministro è stato? Il no in questo momento è arrivato un no tecnico, dal Dipartimento. Il Consiglio dei Ministri, che è l'unico organo deputato per dire sì o no, perché ha l'ultima parola, non si è ancora pronunciato. Il no è stato argomentato, giusto per essere chiari, nel senso che siccome ci stanno lì da molto tempo, sì, lo so, sarebbero morti non tutti. Non ridete perché è così. Siccome ci stanno lì da molto tempo ed è una di quelle azioni programmabili o programmata, siccome è lì da molto tempo, possono continuare a crepare sotto l'amianto, possono continuare a morire senza che possa entrare dentro un'ambulanza, giusto, anche una plaga. Possono continuare a crepare, fatelo con calma, ma toglietelo con i poteri ordinari. Insomma, i 5 Stelle potevano aiutarvi. Ma certo che potevano aiutarci. Non i 5 Stelle, il governo ci doveva aiutare. No, è un partito di governo. Non importa. Cristina, perché non importa il partito? Il governo. Allora, Salvini è venuto a Messina a dirci... La parola chiave è stata appena detta dall'avvocato Scuria. Una delle parole più inflazionate nel nostro paese è la parola emergenza. È inflazionata e mal utilizzata, perché quando siamo in emergenza non interveniamo davvero, quando non lo siamo e viene chiesta è normale che venga detto di no. Il punto è questo, e lo sappiamo tutti, è quello che è stato detto dai due tecnici in questo momento, assegnavano la casa, non toglievano la baracca, la gente ci rientrava, c'è anche la cultura della baracca. Tant'è che voi avete dovuto fare un censimento, perché non sono solo le famiglie storiche che c'erano, perché nel frattempo il figlio, il nipote, è un po' una cultura. Sappiamo anche che non tutto. No, è chiaro che si tratta di persone che non sono in grado di pagarsi una casa, e questa è alla base di tutto. Però non lo possiamo considerare un'emergenza. Allora io penso che se nel momento in cui faccio una programmazione e do dei tempi, io capisco quello che, e sono pienamente d'accordo con l'avvocato Scuri, in 3 mesi loro non potevano. Allora lo dica al ministro, al presidente del consiglio. Non lo doveva dire il signor sindaco che in 3 mesi avrebbe tolto le baracche. Non doveva fare una programmazione in un mese e mezzo, tenendo conto, avvocato, io l'ho fatta male, ho cercato più volte di intervenire, ma lei ha una voce possente. No, mi dispiace, ma volevo neanche nonostante l'influenza che lei continuasse il suo discorso. Però ma ci tenevo per la questione delle date, perché mi era sfuggito. Sì, dico, non facciamo polemiche sulle date. No, perché io non sto facendo. Non lei, non lei, non lei. Semplicemente faccio, come dire, una. Cerco di dare il mio punto di vista e la visione che ha avuto il movimento in questa vicenda. Noi abbiamo votato Arisme perché qualunque messinese vuole che la città sia privata dalle baracche e che ogni famiglia abbia la sua casa, perché la casa è un diritto primario come il lavoro, perché senza una casa non si ha residenza, non si hanno documenti, non c'è dignità, senza la casa non si ha civili, non si ha diritti civili. Quindi io sono pienamente d'accordo e abbiamo anche votato questa agenzia, ma con una tempistica che ha tenuto conto di un aiuto che non si sapeva ancora, perché l'interlocuzione non era ancora iniziata col governo. Hanno tenuto conto di una tempistica senza interloquire con chi avrebbe dovuto poi dare il supporto che serviva per realizzare in quei tempi. Un supporto che era impossibile dare, perché la non colpa è emergenza. Non è di chi chiede, la colpa è di chi non dà. Ma intanto si dialoga. Io sono una cittadina prestata alla politica. Molto piccolino. Io quello che vedo dentro Palazzo Zanca, e lo dico molto spesso in aula, quando entro in questo palazzo, tempi, metodi, è tutto surreale. Dentro Palazzo Zanca, io da cittadina prestata alla politica, lo sottolineo perché il Movimento 5 Stelle... Siamo tutti cittadini. Prestata alla politica, io non faccio politica di mestiere, per fortuna mi sono scelta per me uno dei mestieri più belli del mondo, che è l'assistente sociale, perché amo le relazioni
e credo negli altri e nella possibilità di cambiare le cose, che è proprio l'elemento chiave del nostro lavoro. Però per cambiare le cose innanzitutto ci vuole condivisione di intenti, una programmazione che sia poi, come dire, la risposta di quella unione e condivisione di intenti. Non si può pensare di fare tutto da soli, e questi sono i risultati. Io mi auguro che si raggiungano l'obiettivo che si è prefissato, se no, come le dicevo, non avrei votato qualcosa in cui io ci ho creduto. Però scusi, però le faccio un esempio. Non mischiamo le cose, non mischiamo le questioni. L'agenzia è una cosa, e per quanto mi riguarda, per quel poco che vale, do atto a 5 Stelle e a tutti i gruppi, tutti i gruppi perché è stata votata all'unanimità, condivisa, cioè, abbiamo capito dopo 30 anni che forse con questo strumento si può risolvere il problema, ok? Dopodiché il sindaco, cioè, bisogna riconoscergli una cosa, certo non, non lo si può accusare di avere sollevato un problema, è un problema che stava lì, diciamo, nascosto, che stava lì. Allora, lui l'ha sollevato, e l'ho sollevato in maniera, dal mio punto di vista, corretta, nel senso che se, sulla base di quello che altri soggetti hanno accertato, cioè che c'è una grave situazione igienico-sanitaria, che ci sono 70.000 metri quadrati di, e forse di più, di amianto, che ci sono cittadini che vivono in condizioni veramente di degrado assoluto, bambini, persone anziane, ammalati, e allora lui che cosa fa? Cioè, il sindaco ha i mezzi per poter risolvere il problema? No. Non ce li chiamare in causa tutte scusi, le varie. Non ce li hai mezzi. Qual è l'unica strada che può, diciamo, e che deve adottare? Quella dell'ordinanza, con cui chiede, come prevede la legge, al Presidente della Regione, che fa un'attività istruttoria, di chiedere a sua volta al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza. Ma non è un capriccio. La dichiarazione dello stato di emergenza nasce da questa esigenza, e le due date, lo voglio dire, 31 ottobre del le due date che sono contenute nell'ordinanza dell'agosto, del 6 agosto del sindaco, sono delle date. Diversamente avremmo fatto ridere l'Italia, ma può un sindaco dire con una ordinanza che va oltre i poteri di sindaco, ma come ufficiale di governo, può dire che c'è una situazione grave sotto il profilo igienico-sanitario e lo sgombro lo fa nel 2022? Però ha creato un po' di ma non è che ha creato cosa. Doveva dire quelle cose, bastava una divisione di competenze fra gli ACP e comune e cominciare già dall'inizio, anche allora, a costituire un'ennesima partecipata, un'ennesima certo. società. Si potevano essere tante le soluzioni. Gliene dico un altro, ci sono fondi. Discutendo a gente, ci sono fondi. Le baracche, lei ha parlato di fondi. Dentro, i fondi il problema è se c'è la abbiamo fondi alla regione, abbiamo parlato con Antonio tante volte. Abbiamo i fondi GESCAL, sì. Che lei sicuramente conosce più di me. Io mi sono fatta, una ricerca. Ma quelle sui non fondi non è risanamento. Accantonamenti per centinaia di milioni di euro. Ma parliamo di fondi ordinari per l'edilizia residenziale pubblica. Per fare case popolari. Non risanamento. Non risanamento. Scusatemi, intanto c'è un problema di fondo. Stiamo ragionando a compartimenti stagni. Secondo me il problema della casa è il risanamento. Lo sfratto incolpevole, ma perché nello spirito della legge nello spirito della legge 10 deve essere un'occasione unica il risanamento per poi ritornare all'edilizia residenziale pubblica normale. È un caso che non esiste in tutta Italia, sì. Nei paesi occidentali prova a fare un ragionamento per diciamo convenzionarsi più organico, per studiare il fenomeno. Università spagnola, americana, oltre quella messinese, ovviamente. Siccome noi come anche Scurria nella sua storia politica, tutti ci siamo battuti nelle baracche, no, da ora, da qualche anno. Io sono ancora giovane, immagino Scurria. Anche lui era Unione Inquilini? No, ma dico, magari quando era DS, immagino assolutamente. Ho imparato dal partito. Appunto, su questo aspetto dovremmo fare chiarezza, perché le politiche abitative. Quindi siete stati compagni di partito? No, io sono stato di fondazione, DS è un'altra storia. Sono di fondazione DS. Qualche anno di differenza. Cioè, proviamo a fare un attimino. Scurria fa un ragionamento giusto. Perché è giovanile quando io. È giovani comunisti, semmai. No, ora ho 37 anni, per questo non sono più giovane, ecco. Secondo quei canoni, diciamo. E se non sei giovane tu. Facciamo un ragionamento più ampio. Allora, il discorso delle baracche è giusto fino a un certo punto, nel senso che fare questa contrapposizione tra
chi sta peggio, chi sta ancora più ancora peggio, sì. Fare priorità, questa differenza, si priorità, ma non si fa così, interventi però si fanno. Paradossalmente la priorità c'è la chi non ha la casa, non chi quantomeno un tetto sulla testa. Gli interventi si fanno secondo i vari profili di svantaggio, mi insegnano, ok? Quindi ciò un compartimento che è risanamento, ciò mille domande di case di richiesta di case popolari fatto nel 2018 nel bando soltanto con 25 alloggi, ciò 300 sfratti, ciò persone che sono in povertà assoluta. Se io non guardo, non faccio un discorso di insieme e faccio un discorso soltanto monosettoriale, faccio un errore. E poi ribadisco una cosa impopolare, io l'ho detto a settembre del 2000, ora la richiesta di emergenza si incagliava necessariamente su quei requisiti, si incagliava, era chiaro. Bravo. La richiesta si incagliava sui requisiti della 225 della protezione civile, era evidente. Fatto politico. La cosa che riconosco da De Luca è che ha smosso questa cosa, però sui tempi non c'è stato, ha dato questo scossone, ma poi i risultati sono stati quelli, i risultati ancora sono, diciamo, da ottenere. Parliamo di soldi. Io perché ho detto che secondo me l'emergenza era, lo storia dell'emergenza era sbagliata, perché sicuramente veniva bocciata. Una, perché è chiaro, loro hanno fatto questa diciamo, richiesta per un problema prettamente economico, potevano andare ad attingere al Fondo Nazionale per l'emergenza o al Fondo Regionale per l'emergenza. Poi hanno spostato loro il tiro dicendo l'emergenza ambientale, no? Ma Borrelli risponde: un'emergenza è un fatto improvviso. Ieri non c'è. Questa è una stupidaggine. No, ma però sai, fino a un certo punto. Fino sì, a un certo io punto. Dico, non ci può essere un posto così in alto che non possa essere ricoperto da un, guardi, da un incapace. Da uno, come dire, che, il quale dice: ma siccome le baracche ci sono anche nella periferia di Roma, ci sono nella periferia, guardi, di Milano, e che vuol dire, guardi, scusa? Che io, siccome si apre il gioco, poi devono darglielo anche a Roma. E va bene, glielo diano. Lo hanno detto. Il punto è politico. Non possiamo aprire questa maglia. No, scusa, il punto è politico. Il punto, bravo, è politico. Perché? Bravo. Perché noi tutti nel 2018 siamo in una situazione di grave precarietà dal punto di vista abitativo. Non ci sono politiche abitative in Italia. Il 3% dello stock immobiliare pubblico abbiamo rispetto a... Quanto c'è la finanziaria nazionale? C'è bonus. Zero. Noi l'abbiamo chiamata, ah, bonus, la vecchia, l'abbiamo chiamata la politica dei bonus. Ora, fondi GESCAL, fondi della legge 10, fondi per aggiustare le case popolari della legge 80, prendere compendi demaniali e ristrutturare e creare case popolari, recuperare l'esistente, a proposito di consumo suolo zero, recuperare l'esistente, autorecupero, autocostruzione. Se noi non facciamo una visione d'insieme e ci incagliamo e ci, come dire, lei ha mandato lo spunto per un'intervista che manderò tra poco, che è quella a Giorgio Martini, perché è importante che Marcello Scurria la ascolti sui Pommetro. Però abbiamo gli spazi di libertà, a proposito di comunismo, sì, Che Guevara, cose, noi abbiamo gli spazi di libertà che ci consentono di organizzare questi dibattiti, spero siano interessanti anche da casa. Giusto, so che sono arrivati parecchi messaggi. Spazi di libertà. No. Sognando un tetto è il titolo della puntata di questa sera. Stiamo parlando, e dico, si sta sviluppando un dibattito molto interessante di emergenza abitativa. E allora, noi abbiamo, il tempo è volato, abbiamo gli ultimi 20 minuti probabilmente di trasmissione, cercheremo di sfruttarli al meglio. Vi invito tutti a interventi più brevi, così parliamo tutti per un secondo giro. Giusi da casa. Sì, ci scrive l'avvocato Pino Cardile, dicendo che, appunto, mi permetto di rammentare che nel 2001, da assessore al patrimonio, ho consegnato agli assegnatari di appartamenti al villaggio Matteotti, con contestuale in giornata demolizione, ovvero con cementificazione tale da renderle inagibili, delle vecchie casette del 1910. Con tutto l'affetto per Marcello, che stimo da sempre, questo per onor del vero e per il rispetto delle professionalità. Ma per carità, purtroppo non è bastato, però. Assessore, Pino Cardile, già assessore al bilancio e già direttore generale dell'università, lo salutiamo. Lo saluto anch'io. Certo. Sono stati, diciamo, piccoli interventi che non hanno risolto veramente i problemi, perché se non fosse così, voglio dire, in questo momento non esisterebbe più Fondo Fucile, Fondo Sacca, Annunziata. Certo, certo. E tutte le decine e decine di baraccopoli. Un altro messaggio, Giussi? Se riesci a caricarlo. Dite che non si pagano i canoni dello IAC
CP, chi garantisce che i nuovi assegnatari pagheranno quanto dovuto? Utilizzate processi inadatti a problemi complessi e non volete ammettere le vostre incapacità. Il comune potrebbe attivare un volano economico pazzesco, basta guardare cosa hanno fatto nelle altre città del mondo, dalla cessione aeree con immobili fatiscenti agli imprenditori edili con vincolo di utilizzo sociale per 50 o 60 anni, al co-housing, alla convivenza con anziani soli, progettate con il freno a mano, con il freno a mano tirato senza voler imparare da chi ha già risolto il problema. Housing sarebbe la, la convivenza. Le soluzioni sono tantissime, le soluzioni. Il punto è il tempo. Il tempo non è una variabile ininfluente. E allora avete, abbiamo poco tempo. Avete evocato soluzioni veloci. Avete evocato il PON metro. Cristina Canistra ha pure presentato un'interrogazione su questo. È innegabile dire che l'amministrazione De Luca sta cercando di tirar fuori soldi e fondi insomma, da ogni parte, dalla regione, dallo Stato, anche dal PON metro, che sono fondi europei. C'era già una progettazione in itinere portata avanti dall'amministrazione a Corinti, è stata cambiata, sono stati cancellati alcuni progetti, non è stato perso nemmeno un euro, però sono stati rimodulati questi finanziamenti e una parte di quei fondi, che per esempio dovevano servire a finanziare con 1 milione di euro l'integrazione dei Rom, il percorso di integrazione, credo anche la ristrutturazione, quel percorso delle case e quindi l'assegnazione di alloggi anche in Rom, la creazione di una di un palazzetto dei servizi sociali, credo che era quello dove c'è la casa di Vincenzo, quindi la ristrutturazione totale e la creazione di questa cittadella. Abbiamo chiesto a Giorgio Martini, sì, quindi sì, nella rimodulazione loro hanno recuperato questi famosi 20-28 milioni per comprare casa. Siccome qualcuno ha sollevato dubbi, abbiamo chiesto a Giorgio Martini se questo fosse legittimo. Sentiamo. La scelta del sindaco è stata quella di concentrare tutti i soldi per risolvere questo problema della, diciamo, degli ex baraccati, degli attuali ancora baraccati, troppo sì, baraccati del terremoto dell'inizio del secolo. Sì. Credo che sia una, lui l'ha spiegata così, che è una delle priorità del suo mandato. E quindi lui questa cosa non metteva solamente naturalmente risorse del PON metro, metteva anche risorse del POR Sicilia, metteva anche credo delle risorse, non so se del patto di Messina, cioè c'è una serie di fonti di finanziamento che faceva questa cosa. Noi questo abbiamo... vi ha convinto questo? Beh, diciamo, è una risposta, non abbiamo detto, gli abbiamo ricordato che ci sono quei vincoli, cioè che nel senso che lui non è che, cioè, faccio un esempio, se nel in una baracca ci sta Giorgio Martini, quale comunque, che ne so, c'ha il suo lavoro, cioè non ha grossi problemi, diciamo, di questioni, quello che ha fatto domanda alla Casa Popolare, quello farà un percorso ordinario, ok? Se invece quella persona ha anche veramente delle difficoltà, viene preso in carico dai servizi sociali, in quel caso potrà anche beneficiare degli appartamenti, delle case, diciamo, degli alloggi che sono stati acquistati con le risorse del PON metro. Però essendoci appunto una composizione finanziaria, quindi immagino che loro acquisteranno, che ne so, 50 appartamenti, 15 li acquisteranno, non so, con le risorse del PON metro, 15 con quelle del POR, cioè a noi ci interessa che le 15 del PON metro, dove tra l'altro abbiamo chiesto di fare una perizia, diciamo, anche sul valore dell'immobile, quindi abbiamo chiesto ci fosse una perizia diciamo, di una persona, di un soggetto autonomo che quantificasse qual era il valore dell'immobile per evitare che ci fossero, diciamo, anche delle speculazioni di tipo edilizio. E poi so, abbiamo messo un po' di vincoli, però naturalmente questa è una scelta dell'amministrazione. Quindi voi avete posto dei paletti su questo? O comunque abbiamo posto dei paletti di chi li può utilizzare e delle e anche, diciamo, da un punto di vista, noi abbiamo anche detto che noi preferiremmo che anche se ci fosse un acquisto di immobile, facciamo che costa 10 e il PON metro ha a disposizione 15, ci si mettessero anche 10 milioni per l'acquisto, ma 5 milioni fossero per esempio destinati anche ci fosse anche un'opera di ristrutturazione, quindi come dire,
non andare a comprare appartamenti nuovi. Questa era un po'. Le faccio un'altra domanda, ma l'Europa, rispetto poi a quello che viene spesso rendicontato, l'Europa può chiedere, mettere dei veti successivi e chiedere la restituzione dei soldi se loro non seguono le vostre indicazioni, per esempio? Faccio un esempio. Certo, se nel momento in cui verranno fatto uno dei numerevoli livelli di controllo che questo programma ha, perché questa poi, allora, noi diciamo, lei lo saprà forse, diciamo, quanto lo so io, comunque diciamo il percorso, perché mi sembra che sia molto dentro la questione, il tema, come sa, c'è, noi fissiamo dei criteri di selezione e di ammissibilità, priorità e quant'altro. Questi criteri sono approvati dal Comitato di Sorveglianza, dove c'è anche la Commissione Europea, quindi diciamo quei criteri sono un po' una condizione e preventiva che deve assicurare che si utilizzino i soldi in maniera corretta. Avete sentito, Martini, Fonmetro, Agenzia della Coesione. 30 secondi per dire che gli immobili saranno acquistati seguendo delle procedure rigorosissime, nel senso che faremo due valutazioni, una prima valutazione che verrà affidata a professionisti che sono iscritti all'albo, dopodiché ci sarà una commissione di 5 professionisti che hanno un'abilitazione superiore europea, sono i cosiddetti REV, 5 professionisti che faranno il controllo sulle valutazioni che sono state fatte in prima battuta. Quindi c'è una doppia valutazione, ovviamente lo faccio a mezzo etere, ma può stare tranquillo dottore Martini, che non sarà sprecato un euro. Le faccio una domanda. I maligni dicono che su quelle aree che saranno sbaraccate, quelle che dove saranno tolte le baracche, le male lingue, potrebbero sorgere degli appetiti perché diventano aree edificabili, e così alcune sono aree edificabili. Scusate, sono tutte aree edificabili. Ah, perché sono... Ma per quella destinazione? Sì, certo, ovviamente. Quindi edilizia di risanamento, edilizia residenziale, esatto, pubblica e opere di urbanizzazione. E il Consiglio Comunale in questo caso può... Sì, ma... può cambiare. Però il punto qual è? Come diceva poc'anzi Peppe, i piani particolareggiati sono stati redatti dal 92, sono stati approvati 94, nel 98, 94. Ok? Nel 98. Sono passati esattamente 20 anni, è cambiato il mondo rispetto, come dire, a quelle previsioni, ok? Dopodiché che siano aree, come dire, che sono nel centro urbano, è chiaro, ma chi appartengono è chiaro che aree? Sono aree pregiate. Le aree in questo momento sono attribuite all'IACP con una legge del 1941, perché lo Stato, che era il vero proprietario di queste aree, che subito dopo il 1908, dopo il terremoto, era il proprietario dello Stato, nel 1941 assegnò le aree al Comune di Messina, contestualmente venne istituita, perché l'IACP dovrebbe venderle. Vi era fascista l'IACP, venne istituita l'IACP e il Comune trasferì l'IACP per fare questo. La IACP, ma anche per legge potrebbero passare al comune. È uno dei problemi che abbiamo in questo momento. Basti pensare, da Fondo Fucile a Via Taormina o a Camaro, cioè sono aree anche strategiche, però, ma pregiatissime per fare nascere servizi, per fare nascere opere di urbanizzazione, ma deve essere frutto di un'intesa che proposta dall'amministrazione, ma il Consiglio Comunale. Questa sovrano è la seconda fase, non che sia seconda in quanto tempo secondo, ma cambia parallelamente, sarà perché facile. La legge è di risanamento e riqualificazione. L'avvocato Scuria ci diceva delle procedure rigorosissime che seguiranno, sarà facile tenere lontani i cattivi imprenditori, la cattiva impresa. Qualcuno, leggevo su Facebook, parlava di mafia, ricordava vecchie intercettazioni. Ma facile non è niente, diciamo, tutto si tiene dagli equilibri. Se la città è in grado di mantenere degli equilibri di legalità, e allora tutto andrà avanti legalmente. Se non è capace, non è capace la città. La città intendo amministrazione comunale, consiglio comunale, gli assetti di potere, professionali, i cittadini, le associazioni, questa è la città. Poi dico, viene fuori chi è più forte, ma se c'è qualcuno più forte, gli altri vuol dire che non sono
in grado di ostacolare. Sulla sua vicenda, Vicicaro, su questo sfratto che è ancora in corso, ci ascoltano da casa, qui c'è una rappresentante del Movimento 5 Stelle, vabbè, e all'opposizione. No, abbiamo fatto un comunicato alla solidarietà. Quindi Scurria glielo può dire, insomma, frequenta il comune, quindi glielo può anche dire a Cateno De Luca, se Cateno De Luca può intervenire nella sua vicenda, ma credo che non ci sia una competenza. Però c'è anche il problema, oltre al debito, c'è il problema di trovare una nuova sede se da lì ve ne dovete andare. Sì, questo è il problema nostro, ma io non vorrei discutere del nostro problema, perché il problema è di tutti. Le fa onore questo. Allora, questa città quindi parlo del Consiglio Comunale, parlo dell'amministrazione comunale, parlo di tutti quanti, dovrebbe dire, secondo ognuno, il volontariato che ruolo deve avere, perché questo è il problema. Se il volontariato vero, cioè quelli che facciamo, e quindi mi includo autonomamente anch'io. Vabbè, sei iscritto. volontariato. Allora bisogna stabilire alcune cose. La sede, che è la cosa più banale, perché poi dentro le sedi si fanno le attività. La sede è l'elemento essenziale per fare le attività. Le amministrazioni pubbliche vogliono in qualche modo intervenire. Io vedo che per quanto riguarda il suolo pubblico si trova una soluzione, cioè si mettono d'accordo con Fesercente e lo trovano, giusto o sbagliato lo trovano, per le aree demaniali lo trovano, cioè, si trova per tutto. Dico, per il volontariato si vuole trovare una soluzione, qual è la soluzione che diciamo noi? Il patrimonio pubblico IOACP e comunale è abbondantemente sfitto. Cioè noi occupiamo una, da dove siamo sfrattati, una bottega che non ha, come abbiamo dire, la foto, appetibilità commerciale, come altre 10.000 botteghe del patrimonio delle ACP che sono vuote o sono abusivamente occupate per cose legali e anche illegali. E allora dico, anche illegali, voglio dire, se andiamo in periferia, io prendo le distanze. Però posso spezzare una lancia? Sì. Ci possiamo incontrare nei prossimi giorni, Saro? Quando, perché poi è un problema nei limiti del possibile. Ma in generale, è chiaro che il patrimonio pubblico prima di tutto è dei cittadini. Si chiama pubblico apposta. È pubblico apposta, è giusto. Siccome non è che vai a svolgere un'attività commerciale o comunque lucrativa dentro una stanza o le due stanze. Ma Marcello, è il cane che si morde la coda. Perché il patrimonio. Emilio, il problema è il patrimonio pubblico deve essere valorizzato e quindi l'ente pubblico lo deve mettere a bando, lo deve affittare, perché sennò il rischio è quello che se io lo do gratis all'associazione di Saro Vicicaro poi magari... Sì, però io ricordo di farmacie che pagavano 10 euro al mese. Bravo. No, ma anche... Ricordo di aver scritto dei elenchi. Riguardo all'utilizzo di patrimoni sfitti, bisogna fare delle scelte che sono anche politiche e valorizzare... Le attività svolgono un servizio sul territorio loro. Appunto, danno un servizio al territorio e quindi deve essere in grado di quantificarlo, cioè ti do l'immobile e tu mi svolgi quel servizio. No, dico, a proposito, però questa volevo dire quello che a proposta di Scurria la colga, solo quantifico quanto a proposito di una sorta di controprestazione patrimonio sfitto, proprio quasi accanto alla nostra sede c'è una struttura che si chiama, venne chiamata quando l'ha costruito l'ACP che poi ha dato al comune, polifunzionale. Non è mai stata adibita a nulla, l'hanno vandalizzata, è proprio nello svincolo di San Filippo. L'ho detto a tutte le amministrazioni, non la sto chiedendo. Stiamo lavorando ad una è possibile attività che... di ricognitiva proprio per capire esattamente che viene il proprietario del comune, dove sono queste abitazioni. E si potrebbero fare tanti L'unica esempio. Cosa che posso dire è che il comune ne possiede oltre 2.000 alloggi. Sparsi su tutto il territorio comunale, alloggi e strutture. In commissione politiche e sociali che abbiamo trattato, dalle pari opportunità alla disabilità, all'affido dei minori, in tante situazioni ognuno di loro ha esposto criticità e ha dato delle proposte. Io ho preparato delle note, ho già comunicato agli assessori che a breve li invierò, con tutte le proposte che sono emerse. A prescindere dal settore di appartenenza, emergono 4-5 richieste comuni per tutti. Censimento dei bisogni, censimento delle organizzazioni che operano sul territorio, perché sennò non si può fare rete, e soprattutto l'utilizzo del patrimonio immobiliare del comune. Chi opera nel sociale molte volte, se non il 90% delle volte, si fa carico in maniera totalitaria
di alcuni ambiti, cioè il volontariato, il sociale, si sostituisce il privato sociale, si sostituisce le parrocchie, ovviamente loro nascono proprio, sono ontologicamente così. Quelli che hanno consentito la nascita di questo sistema poi di solidarietà, che poi è diventato istituzionalizzato, ma quello che si fa nell'ambito del privato sociale, senza fondi, senza risorse, io credo che l'ente locale debba dare gli strumenti affinché queste organizzazioni possano operare. Almeno quello. Perché, sì, perché non puoi pagare l'affitto, anche se non è una questione di volontà, cioè io non lo voglio pagare, perché come ha detto il dottor Risicaro, all'inizio ha pagato, poi ha avuto delle difficoltà e non l'ha fatto più. Ma lui sta pagando, sta già dando alla città un servizio. In termini di lavoro. Quindi sta già pagando. Lo devi quantificare. Perché noi... chiaro, questi servizi e soprattutto quanti immobili lasciamo abbandonati a se stessi? Se ne fa un regolamento e quantificare. Ma le organizzazioni, molte organizzazioni... Cioè valorizzare la controprestazione che il volontariato fa, è una controprestazione sociale. Questo stabiliscono gli statuti, un progetto, ma anche un progetto può essere la possibilità di accesso a un immobile. Certo. Io voglio fare questo... e ho degli obiettivi e ti chiedo l'immobile per realizzare quello. Esiste il progetto. Grazie Cristina. No, volevo aggiungere un'ultima cosa, io ti prego. Prego. Riguarda il patrimonio immobiliare e la possibilità dell'autorecupero. Con l'Unione Inquilini e il Movimento 5 Stelle regionale si sta lavorando nella logica dell'autorecupero. Si sta presentando un DDL affinché si stanzi in finanziaria un fondo dove le famiglie possono usufruire attraverso i gruppi di autorecupero a degli immobili che vengono dati per un tempo, 15 anni, 20 anni, perché ancora è restano pubblici gli immobili, rimangono pubblici, puoi consentire una rotazione allo scadere del termine, ma ti viene restituito un immobile nuovo. E soprattutto, siccome si tratta di opere di recupero, significa non aumentare le cubature di nuovi immobili, di nuove costruzioni, risanare territori in stato di degrado, migliorare la sicurezza degli edifici e soprattutto dare lavoro alle piccole imprese edili, perché i gruppi di auto recupero si faranno in cooperative. Grazie no, consigliera. Come avrebbe detto il mio amico Jerry Villaroel nella supercazzola, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Noi siamo in chiusura. Io devo chiedere. Siamo partiti con le scuole, però non abbiamo finito. Ad Antonio Gurrò. Ha ragione. Sì, siamo partiti con le scuole. Quante sono le scuole? Lo diciamo ufficialmente, togliete, ovviamente parlo con scuria che Emanazione delle scuole in una condizione che è ancora più. Però non a chiacchiere, perché io gli diamo, gli alloggi, giusto, scuria, se riusciamo a comprarli. Sono contento, ma finora mi hanno detto che non è il momento, nel senso non le stiamo dando domani gli alloggi. Per cui al momento un po' di lavori quantomeno per rendere vivibili quelle strutture, toglierli da quella manifestazione di interesse che veramente è un attacco, secondo me, un attacco, cioè passi sulla testa delle famiglie, è come se diciamo, togliere la vendita di interesse, è come se mettessimo togliere dall'elenco degli immobili. Esatto, l'hanno tolti. Ma no, almeno su 27 scuole. Allora, scusi, un attimo. Ascolta, non mi faccia finire perché non abbiamo tempo. Un messaggio corretto, nessuno tocca le persone che stanno in una condizione di quel genere. È come se sua moglie mettesse a fare la sua macchina. Stiamo lavorando. Ma non se la vuole vendere, vuole solo sfondare il terreno. Stiamo lavorando. Queste famiglie bisogna dare la casa. Noi non dobbiamo garantirgli la scuola, dobbiamo garantirgli la casa. Sì, ma questa potrebbe essere anche propaganda, scuria, perché per adesso stanno lì. Io sono contento che escano da lì. Io voglio che escano domani. Però compagno, io voglio che escano domani. Io non sono abituato a fare propaganda. Non sono abituato a fare propaganda. Primo, però sto dicendo, se loro... Allora, nessuno, io censuro chi è andato a mettervi nelle scuole. Prima questione. Perché invece di... Le do una notizia. A Roma hanno ripreso le scuole di autorecupero e hanno dato alloggi a 280 persone. Hanno fatto progetti di autorecupero. Ma se non erano buone neanche... queste cose ma se non erano buone... Se non erano buone neanche per... senza fissa dimora. Non erano buone neanche come scuole. Possono essere buone come abitazione. Sì, perché se si fanno i lavori possono essere temporanei. Appartamento. Una scuola è una scuola. Allora, se domani fate uscire le persone, sono contento. Domani mattina. Ecco, perfetto. Quindi, fatelo. Quindi il problema non dandogli una casa. Dandogli una casa, certo, è chiaro. Nessuno sta vendendo niente, nessuno li sta sfrattando. Stiamo lavorando per trovare gli appartamenti perché, oltre a questi signori che abitano in queste scuole in disuso, ci sono le baracche.
No, 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 ci sono quelli che stanno in baracche e che non hanno diritto ad avere l'alloggio ai sensi della legge 10. Quindi, siccome anche a quelli stiamo pensando, ad esempio all'Annunziata, dove saranno assegnate da qui a pochissimo 50 alloggi, quella baraccopoli vicino accanto al rifornimento della benzina, salendo sulla sinistra, lì ci stanno circa 18-20 famiglie che hanno diritto ai sensi della legge 10, poi ce ne stanno altre 12 che stanno anche che non sono stati censiti, che non stavano nel censimento del 2002. 90, ora, tanto per non ricommettere gli errori del passato, qual è il punto? Quello che ad esempio purtroppo è accaduto a Rione Taormina, no? Che loro vanno non si può demolire la baracca di chi ha diritto ad avere la casa, perché mentre si demolisce quella si demolisce anche l'altra di chi sta accanto che magari il diritto non ce n'ha. Quindi l'amministrazione si sta muovendo nel senso che quelli che hanno diritto alla legge 10 avranno l'alloggio lì a Matteotti, gli altri gli sarà assegnato un alloggio in emergenza abitativa. Dopodiché le baracche saranno demolite tutte in una volta, tutte contemporaneamente. Grazie. Una proposta per sarà domani mattina. Dobbiamo concludere. Sarà domani mattina. Ci sono tanti immobili, concluda. Ci sono tanti immobili appunto comunali, come diceva anche Scuria, come diceva l'avvocato e anche Saro. Prendiamo Domiciani come una fava, c'è il Parco Aldo Moro che noi abbiamo aperto nel 2017 che è sequestrato dagli NGV, prendiamolo 700 metri quadrati, diamolo alle strutture che si vogliono, come dire, che si prodigano giornalmente su questi aspetti. Stiamo lavorando sociali. Anche con i beni confiscati alla mafia. E beni confiscati alla mafia, io penso ce ne siano almeno 27 nell'agenzia per Messina, immobili ci sono. La volontà politica da ovviamente. Grazie. Allora una parola di saggezza per chiudere da padre Brancato. Ecco, se avesse Basile. Se dovesse dire qualcosa. Io so che lei ha pensionato padre Brancato, ma io sono padre Basile, ha ragione. Padre Basile, perché tutti e due con la B, insomma. Padre, sarà contento. Salutiamo padre Brancato. Siamo compagni di ordinazione. Padre, poi è stato lui era anche direttore della Caritas. Sì. Io l'ho sostituito in toto. Lui come Napoleone insomma è stato mandato alle isole. No, sto scherzando. Secondo sto me scherzando. Sta benissimo. Ha avuto un ruolo importante, tra l'altro, perché mi ha spiegato che c'è da amministrare e da gestire una nessuno comunità. Nessuno viene mandato. No, vabbè, ma era una battuta che lui apprezzerà se mi stai ascoltando. E, padre Basile, se avesse qualcosa da domandare alle istituzioni, abbiamo parlato di emergenza abitativa strettamente legata all'emergenza lavoro, ecco, su cosa dovrebbero impegnarsi subito? Sicuramente l'impegno deve essere al massimo perché i tempi si accorgino. Ma poi mi alletta questa proposta dell'autorecupero perché penso che sia una soluzione. Una soluzione che dia anche alle famiglie la dignità di poter pensare da sé a se costruendo stessi. Io ecco, sì, questa è una cosa bellissima, perché il dare la casa, d'accordissimo, in fondo è stato sperimentato da Buzanca con il Rom nel 2010-2011 quando assessore era Caroniti. Quindi già c'è un esempio cioè non si inventa niente di nuovo, no? Però penso che si applica sporadicamente. Però penso che sia quel caso è stato c'è una fatto. Legge regionale e non ci sono. Concludiamo. Grazie penso avvocato. Che sia rispettoso della dignità della famiglia, perché potersi costruire una casa da sé è un valore veramente aggiunto alla casa stessa, piuttosto che riceverla confezionata da altri. Si crea comunità, si può come grazie padre Basile. Grazie direttore. E allora dovevo fare una domanda, la volevo fare all'inizio a Marcello Scuria, però me la sono tenuta insomma sapevo che aveva qualche un corpo di coda ci sarebbe alla stato. Fine della trasmissione no, è una domanda facilissima ma come mai? No, nessun come mai, le scelte io non le discuto. Lei ha conosciuto diversi sindaci, è stato vicino ad alcuni in particolare. Le differenze che trova è che in che cosa Cateno De Luca è differente da Giuseppe Buzanca? Li conosce entrambi bene? Certo, molto bene, Buzanca, De Luca un po' meno. Boh, intanto secondo me non si possono comparare i due soggetti. Sono tutte e due, diciamo, ora è passato parecchio tempo, ma Buzanca lo ricordiamo come un decisionista, De Luca è un decisionista. De Luca ha una capacità di lavoro incredibile,
di quantità di lavoro, giusto? E poi ha anche una buona esperienza e anche una certa capacità amministrativa. Però De Luca è figlio di un altro tempo rispetto a Buzzanca. Amministrare nel 2008 e amministrare nel 2019 sono due cose completamente diverse. Io ho vissuto quel periodo di Buzzanca, come dire, come esperto, consigliere dall'esterno. Sto vivendo con questa responsabilità che De Luca mi ha voluto affidare dell'agenzia insieme ai miei due compagni di viaggio, Giorgianni e Aveni. De Luca io l'ho scelto in campagna elettorale dal punto di vista, l'ho anche votato. Allora non siamo compagni, diciamo. In che senso? Scusate. Non siamo compagni, diciamo. La mia è stata una scelta non ideologica ed è stata una scelta, come dire, coerente con i tempi. Non che io abbia scelto, come dire, il candidato populista. Ho pensato in quel momento, ma insieme a me, grazie a Dio, molti messinesi, la stragrande maggioranza. Lei ritiene che possa migliorare la città? Penso assolutamente di sì. Grazie. Ci credo e oltre che ci spero, ovviamente. Grazie a tutti per averci seguito. La puntata che abbiamo intitolato Sognando un tetto si conclude qui. Grazie a Marcello Scurri per essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Grazie, grazie a Saro Visicaro, grazie all'avvocato La Face, grazie all'Unione Inquilini, ad Antonino Currò, Cristina Cannistrà, il direttore Basile, padre Nino Basile. Giusi Catanzeriti, chiudiamo la trasmissione. Posso dire a tutti quelli che vivono nelle baracche, che vedono questa trasmissione, posso dare una parola di speranza? Certo. State sereni, stiamo lavorando per voi, ma non per, come dire, utilizzare una battuta Letter. Vecchia, che è quella dell'ANAS, giusto? Stiamo lavorando veramente per ma voi. Ma lei ha dato anche una e data. E in tempi brevissimi. Entro i primi sei mesi del 2020, secondo lei, saranno acquistati un bel po' di alloggi? Assolutamente. Allora, l'idea in questo momento è quella, se ci fossero gli alloggi disponibili e le risorse che la Regione dice di trasferirci, oltre quelli di cui abbiamo parlato del Comune, possiamo acquistarne anche 600-700 l'anno. Cioè in tre anni potremmo acquistarne 1.500. Il secondo bando è partito, Scurria? Il secondo bando non lo stiamo facendo. Non per aspettare il primo. Perché stiamo lavorando... Ridefinizione degli alloggi del primo. Inutile, come dire, creiamo aspettative. E la definizione del primo bando entro quando? I primi 400? Entro l'anno questo qui. Ah, è già entro, l'acquisto? Entro quest'anno. Con l'acquisto già? Con l'acquisto, entro quest'anno. Entro l'anno. Grazie a tutti.
take out the poison, take.